sto per fare un tatuaggio senza guardare. Qua ci sono dei tatuaggi già pronti. Metto la mano davanti e vado a casa. Vado, eh. Sono un po' in ansia, non ho mai fatto una roba del genere, tipo che mi tatuavo qualcosa senza guardare. Questo è lo studio, siamo a Barcellona ovviamente. Wow, questo posto è pazzesco, tutto Star Wars. Sei pronto? Sì, lo stai per fare, bro. Come stai, bro? E fra, penso questo sia l'unico tatuaggio nella mia vita che sto sentendo. Sì, secondo me perché l'ha fatto last minute. Dici che per quello? Secondo me sì. Ma perché sul muscolo? Penso verrà figo, okay. Bro, rilassati. Sì, ci provo. È finito. Finito. Wow, veramente bello. Yeah? It's very nice. Thank you very much. Muchas gracias. È stato stranissimo, raga, perché tipo comunque essendo all'estero c'è un po' la barriera linguistica. E tante volte c'era Panda che traduceva per me. E tipo magari lui diceva delle frasi e io what? E poi mi giravo verso Panda e lui traduceva tutto. Bisogna fare qualche lezione di inglese. Sì, fra, mi devi dare lezione. Cappellino, tatuaggio, ci siamo. Ma cosa andiamo a fare? Non si sa. Però c'è una serata di gala. Aspettate che vi faccio vedere come sono vestito. Ta-ta! Ragazzi, un barbuto così, dite la verità, non l'avete mai visto. Ditemi adesso seriamente se sto bene vestito così elegante o no. Barbuto è sempre piaciuto o no? Mamma mia, ragazzi, sembro un'altra persona. Ragazzi, ma vogliamo parlarne, oh? Guarda qui, oh. Mamma mia. Mamma, guardalo, guardalo. Te la tiri di meno, per favore. Ok, let's go. Se. Non conoscete anche voi questa canzone, eh? Nicola. Carichissimo. Ozuna spagnolo. Se. Grazie ragazzi, oggi eravate tantissimi. Vabbè, scusate, no, va bene, ok. Eccoli. Ragazzi, questo è il secondo o terzo giorno a Barcellona, non mi ricordo. Stamattina ho sbagliato piano, sono venuto qua per far colazione. Mi ricordavo fosse al 13°, non mi ricordo perché. Perché dovevo andare al 4° piano in realtà. Sono tornato al 13° e ho trovato questo. Wow. Guardate che roba. È un spettacolo. Che spettacolo. Com'è, bro? Strabella. Andiamo alla scoperta di questo luogo. Tutti i dettagli, qua ragazzi ha fatto tutto con le piastrelline. Questo posto è stato fatto da Gaudì, il mitico, il mio amico, Gaudino. Sembrerebbe una tartaruga. Quanto è bella l'arte. Letteralmente stranissimo, guardate dove stiamo mangiando. Ho preso questo wrap salmon, è davvero affascinante. Ma da poi è appena stato fermato da due ragazzi. Where are you from? Germany. From Germany. Ce l'avete voi l'amico così famoso, eh? Scambio Jack qui, guardate ragazzi. Quando poi è diventato un mago e lui è diventato un gangster. Ok, ora si va a Barcellonita. Lungomare, molto famoso qua a Barcellona. Dalle foto sembra incredibile, dal vivo non l'ho mai visto, quindi non vedo l'ora di arrivare. Siamo arrivati a Barcellonita, guardate qua che roba, incredibile. Barcellonita por toda la vida. Camminare qui è rilassantissimo. C'è questa brezza marina e questo vento che ti va tra i capelli, tra le guance, tra la bocca e tra i denti, che ti rilassa. Soul Beach, ispirata da Los Angeles. Ricordo un po' Venice Beach. Sti copioni di... Ragazzo sta disegnando un campo da calcio, credo. Wow. Ed ecco la famosa palestra all'aperto. Oh mio Dio.